Apriamo questa seconda fase. Dopo aver visto e ascoltato le parti esperienziali, e mi sembra che sia stato molto utile e interessante vedere come gruppi, associazioni, movimenti agiscono alla base del territorio in senso pacifista, non violento, antimilitarista. È molto importante per quello che può essere la crescita non solo del movimento, ma anche del rapporto fra le idee di tutti i gruppi, direi, di poter generalizzare, e la crescita della democrazia nel nostro paese. Credo che sia molto importante partire anche con delle riflessioni che non possono non essere legate a un tema specifico. Questa mattina abbiamo detto che il mondo si complica, che la situazione diventa sempre più complessa e che quindi quello che molti di noi, quelli che qui sono più maturi da anni e di esperienze, hanno conosciuto in anni lontani, ha cambiato aspetto e faccia. Ci dicevamo prima con Lidia Menapace che ci sono alcuni modi, c'è un modo di continuare a fare politica anche da parte nostra, di noi movimenti, che non è più adeguata al bisogno che hanno le società di rapportarsi ai problemi e alle situazioni. Ci dicevamo infatti che qualche volta andiamo in luoghi dove dobbiamo andare perché ci hanno invitato a parlare, ma se potessimo non ci andremmo, nel senso che ci annoia un poco il modo come è formulata la stessa organizzazione. Oggi i più giovani soprattutto hanno un approccio molto diverso da quello discorsivo e, come dire, in qualche modo da mobilitazione che è stato proprio di altre generazioni. Noi oggi dobbiamo cercare di rilanciare, di allargare, di estendere e di affrontare con una più grande serietà. Sembra in contraddizione quando io magari posso anche pensare a modi leggeri di approccio. Leggero non vuol dire privo di sostanza e di forza. Vuol dire cercare di affrontare i problemi intanto tempestivamente. Noi da parecchi anni corriamo dietro alle guerre dopo che sono già esplose. Noi non facciamo azione di prevenzione. L'azione di prevenzione, dispiace dirlo, necessita studio, perché se uno non conosce le condizioni del mondo, non ce la fa. E quindi questo è un primo punto che va tenuto presente. La prossima guerra non vedrà una marcia Perugia-Assisi densa di significato, perché bisogna che noi avanziamo proposte, che noi siamo concreti e che portiamo avanti cose compatibili con le situazioni. L'essere non violenti e pacifisti sul serio e non di etichetta significa anche farsi carico della modalità con cui noi ci rapportiamo a una società in cui le differenze sono tante. Ma se noi affrontiamo da fondamentalisti come se noi possedessimo l'unica verità, ci rapportiamo già su un fronte di conflittualità, perché gli altri non sono più i diversi. Incomincia la logica amico-nemico e questo è fondamentalmente sbagliato. Tutti hanno diritto al rispetto, tutti hanno diritto a esprimere e a fare conoscere le loro idee. Noi abbiamo il dovere di argomentare per fare in modo di significare la validità di proposte e l'errore di altri. Poi qui ci fermiamo. Oggi è una giornata in cui vediamo, per esempio, non so, in Francia una legge per condannare per il revisionismo turco sulla questione dell'Armenia. Una legge di questo genere ha limiti pesanti e neanche Pamuk, che è uno che ha sofferto da parte della Turchia per
la sua, il suo sostegno alla vecchia storia degli armeni non è d'accordo. Ci sono problemi particolarmente gravi che però, come dire, hanno anche dei risvolti ottimistici. Noi in fondo, lo dicevo anche questa mattina, viviamo per le prime generazioni dopo il 1947 l'iscrizione dei diritti umani eticamente sempre validi, eticamente propri di Socrate, Antigone, Gesù Cristo e così via, per la prima volta come diritto internazionale. Si possono fare dei passi avanti se i singoli paesi nel loro evolversi li applicano con leggi nazionali. E così quello che dicevo anche per la guerra è una, come dire, una eventualità per noi rischiosa, paurosa, piena di problemi. E fino a quando c'era il Ministero della Guerra, 1915, la guerra era un valore. La rivoluzione francese diede come primo diritto di cittadinanza il fare il soldato, coattivamente, obbligatoriamente. Cioè, attenzione, oggi per la prima volta il militare si difende dal dovere esercitare la sua funzione appellandosi a guerre necessarie, tra virgolette, perché umanitarie, perché preventive, perché chirurgiche e via aggettivando, il che significa che senza aggettivi la guerra di per sé è inaccettabile. Andiamo avanti tenendo conto di queste possibilità, potenzialità che ci dà la storia, che ci dice che le guerre non sono un destino inevitabile. E noi oggi parliamo in particolare di armamenti e di armamenti specifici. Io ritengo che sia necessario il massimo di impegno contro tutte le armi, comprese quelle dei privati, quelle che in America sono di libera vendita e che sono sempre un danno potenziale per qualunque società, ma anche le armi leggere, le armi convenzionali che sono diventate sofisticatissime e producono esiti devastanti, e le armi chimiche, le biobatteriologiche che sfuggono a tutti i controlli, che perfino i terroristi non usano ancora, ma che certamente sono in sperimentazione nei club ristretti delle grandi potenze. E questo è particolarmente inquietante. Ma torna il nucleare. Il nucleare, voi lo conoscete per sentito dire, da Hiroshima e Nagasaki, poi alla campagna durante la guerra fredda fra Est e Ovest, ma allora era un qualcosa di inquietante perché si temeva che la guerra potesse esplodere nucleare per errore. Di fatto non ci aveva mai pensato nessuno a farla, perché serviva solo come deterrente nei confronti dell'altra parte, fino a produrre 24-25 volte il potenziale distruttivo di tutta la Terra. Quindi una pura follia se pensate a quello che si sarebbe potuto fare con quel denaro investito in questo modo. Oggi viviamo un'epoca ancora più pericolosa, l'epoca della miniaturizzazione del nucleare. Noi possiamo avere bombe ridotte che fanno un botto relativamente forte, ma che sono devastanti ugualmente. Possiamo avere mine nucleari, possiamo avere armi che sono contenute in forme anche, così come dire, di diffusione abbastanza prive di complicazioni. E ci sono le potenze nucleari che si estendono. Il fatto che i grandi poteri non abbiano saputo mantenere il trattato di non proliferazione, che gli Stati Uniti non ne rinneghino l'adesione, che molti paesi se ne astengano anche nel sud del mondo, anche paesi che non ce l'hanno,
il numero già alto di paesi di cui si dice che l'arma nucleare è in dotazione, fa sì che abbiamo anche un problema di diritto internazionale molto complesso. Posso io negare ad altri quello che detengo io? Se io sono una potenza nucleare, posso negare ad altri di arrivare al medesimo esito? Ora voi capite che questo tipo di ragionamento è estremamente pericoloso perché fila in due direzioni, sul sì e sul no, ma fila soprattutto se noi pensiamo che è il tempo di abbassare tutte le guardie, di tornare indietro, che questo procedimento non possa, se negato ad altri, non possa che essere ridotto, compresso, restituito all'oblio anche da parte di chi l'ha detenuto fin qui come potere supremo. Quindi, ecco, pericoli ce ne sono, problemi ce ne sono, abbiamo visto ultimo quello della Corea, è un bluff, non lo è, è un regno del male, va punito, non va punito, gli Stati Uniti non reagiscono, hanno già fatto abbastanza errori di cui non si sono ancora resi conto fino in fondo, proseguiranno. Ecco, noi abbiamo degli interrogativi, però è un periodo cruciale e credo che questo debba essere oggetto di due momenti. Un primo momento di grande informazione. La gente ignora di essere seduta su un precipizio e ignora di essere complice di situazioni gravi e quindi c'è bisogno di informazione. La seconda è che c'è bisogno di coscientizzazione. E chi si dichiara a favore della pace non può pensare soltanto in termini moralistici. Io mi sento a posto perché io non vorrei mai la guerra. Anche i generali dicono lo stesso. L'importante è vedere come ci si colloca, che cosa si può fare. Allora, siccome siamo sul fare, credo che sia il tempo di dare la parola a chi propone un'iniziativa di no alla guerra nucleare e alle ragioni per le quali la sua proposta viene articolata in maniera da renderci più consapevoli e più pronti a affrontare non solo quello che ci sta alle spalle, ma anche quello che ci si prepara davanti per noi e per le generazioni che vengono. E passo quindi la parola ad Alex Zanotelli. Prima di tutto, buonasera a tutti. Buonasera. Prima di tutto ci si saluta. So che avete appena mangiato, per cui la tentazione di addormentarvi è grande e spero che riusciamo a resistere almeno in questo momento, visto che la Cotrignani dice che è un momento grave ed è grave. Proviamo davvero a ragionare un attimo insieme. Prima di tutto io direi un grazie perché mi ha detto che stamattina è stato tutto un giro molto bello di esperienze. Un grazie per tutte queste realtà di base che si stanno muovendo proprio partendo dal basso, chiamerei proprio reazioni non violente dal basso contro la militarizzazione imperante, ed è bello ascoltarle. Guardate che sono tantissime cose che nascono, molto spesso non ce ne accorgiamo. Importante accorgerci che ci sono e farle girare. Sì, sì. Sono contento che abbia avuto l'occasione di parlare un amico davvero, Turi Vaccaro, che prima di fare quel gesto che ha fatto è stato una settimana già a Napoli e ne abbiamo discusso a lungo di quel gesto. Lui mi ha chiesto se lo ritenevo un gesto non violento. Io ho risposto sì, lo ritengo un gesto non violento perché va nella direzione dei plowshares che negli Stati Uniti, molti, fra l'altro tre suore, sono in galera per 3 anni
suore domenicane per aver fatto la stessa cosa. Per cui lui è partito poi per Assisi, è andato a comprarsi il suo martello, non so se l'ha comprato. Dove? L'hai trovato. Quindi ha trovato il martello, ha chiesto la benedizione di Francesco d'Assisi su quel martello e poi è andato a compiere quell'azione. Notate per favore che la cosa tragica per me è stato il fatto che un gesto non violento del genere, che si mette sulla scia dei plowshares americani, di tanti preti e suore che l'hanno fatto, in Italia non c'è stato verso di farlo girare. Lo stesso manifesto, interpellato, supplicato, non ha voluto finora, non ha mai citato il gesto di Vaccaro. Questo per me lo trovo grave. Per cui il 27, quando ci sarà questo processo, dovremo far di tutto perché la stampa nazionale, possibilmente la nostra televisione, non so se arriveremo a tanto, ma se almeno se ne potesse parlare con i nostri deputati europei a essere presenti a quel processo, sarebbe già un grande passo in avanti. Perché guardate che è inutile che andiamo a ripetere i gesti di Gesù del voltare l'altra guancia. Gesù non ha mai detto di imitarla quella roba, ma di inventarceli, e oggi dobbiamo inventarli i gesti di non violenza attiva. Secondo valore ritengo importante, guardate che c'è stato un periodo molto duro in questo periodo che abbiamo vissuto proprio nel mettere insieme tutte le realtà di base che si stanno muovendo in Italia. Abbiamo bisogno davvero di metterci insieme. Forse anche tutto quello che è successo, di litigate, può essere, spero che sia utile per capire che dobbiamo lavorare insieme. Se non si lavora insieme, non incidiamo. Ricordiamocelo anche come organizzazioni di base, come gruppi, o incominciamo a capire l'importanza di fare delle azioni comuni, di muoverci come rete a questo livello, altrimenti, guardate, perdiamo tutto. Sono duro, ma quindi la mia supplica è troppo importante questo momento, mettiamoci insieme. Notate, da qui nasce, entro il problema del documento, nasce l'appello che ho fatto, l'ho fatto all'inizio di mi sembra che era a fine maggio, inizio giugno penso, e in cui, visto i 30 giorni, quell'appello è stato fatto per i 30 giorni dato dagli Stati Uniti all'Iran, e dico, cavoli, ma qui ci scoppia una guerra nucleare, e allora dico, ma diamoci da fare, e ho lanciato questo allarme nucleare. Avevo chiesto due cose. Primo, che quelle che sono le teste pensanti a questo livello, cioè i nostri saggi, ne abbiamo tantissimi in Italia, bravissimi, ho detto, mettetevi insieme, dateci un documento a questo livello. Ed è quello che nascerà dopo. Notate, nella stessa lettera dicevo, una volta preparato questo documento, voi datelo all'associazione di base, l'associazione in realtà di base, non grandi organizzazioni, perché si mettano insieme e su quel documento facciano loro partire, che cosa? Una campagna nazionale per il disarmo atomico, una campagna seria, motivata. E io sono grata perché nel giro di un mese e mezzo i saggi ci hanno regalato questo documento, che non è tanto da mandare in giro, da firmarlo, si può anche, ma lo scopo di questo documento è l'essere al servizio di tutta questa realtà. Cioè noi l'abbiamo consegnato, lo consegniamo anche oggi, l'abbiamo fatto a Pisa, lo facciamo oggi, continuiamo a farlo, a dire, questo è un documento di servizio che viene messo nelle mani delle realtà di base che operano per la pace, perché loro preparino una campagna seria, molto in fretta anche, per poter incidere davvero a questo livello, perché il momento che viviamo è estremamente grave. E qui allora permettetemi di entrare, io non entro in tutto quello che è il documento, ma alcune osservazioni mi sembrano importanti. Prima, guardate che prima di parlare di bomba atomica dobbiamo parlare
il legame che c'è tra la bomba atomica e la povertà nel mondo. Cioè la bomba atomica, il terrore atomico serve a noi del nord del mondo per mantenere i nostri privilegi. Cioè se non mettiamo questo problema nel contesto dell'impoverimento del mondo, della sofferenza dei poveri, e non mettiamo questo problema della bomba atomica che è lì per proteggere i privilegi di pochi a scapito di molti morti di fame, guardate che non collochiamo il problema nella sua giusta dimensione. Cioè noi viviamo dentro un sistema assurdo, un sistema che praticamente permette a pochissimi, possiamo stare alla Banca Mondiale che parla del 20, la Susan George, che penso sia abbastanza vicina alla verità, dice che c'è l'11% del mondo che si pappa l'88% delle risorse di questo mondo. La Banca Mondiale vi dice che 3 miliardi di persone vivono sotto i 2 euro al giorno. Le trattiamo molto meglio le nostre vacche di 3 miliardi di esseri umani a questo mondo. Cos'è che permette all'11% del mondo che sta divorando le risorse con un'avidità e con una velocità pazzesca? Cos'è che ci permette di continuare così in barba a 5 miliardi di persone? È semplicemente il nostro potenziale di armi. L'anno scorso sono state spese 1.000 miliardi di dollari in armi. Abbiamo la guerra in Iraq, cito Stiglitz, costa dai 1.000 ai 2.000 miliardi di dollari negli Stati Uniti, una guerra così ingiusta è costruita sulle bugie. Terzo, abbiamo tante armi atomiche, la fa saltare il mondo 4 volte per aria, e abbiamo tante armi chimiche, come diceva la Cotrignani, dice Mario Di Lucci, da far saltare il mondo, anche ridotte per metà, ne avremo ancora abbastanza per distruggere 5.000 volte la popolazione mondiale. E questo è il nostro terrore. Ecco perché gli altri devono stare a stecca. Guardate che non sono io a dirlo, ve l'ha detto con una parola semplicissima Rumsfeld, che nessuno può considerare un comunista. Quando c'è stato l'attacco all'Afghanistan, altra guerra ingiusta, tanto quanto l'Iraq, alcuni giornalisti hanno chiesto a Rumsfeld: signor Ministro, cos'è che consideri vittoria nella nuova guerra degli Stati Uniti contro il terrorismo? Rumsfeld ha risposto: ritengo vittoria se tutto il mondo riterrà che noi americani siamo liberi di continuare con il nostro stile di vita. La bomba atomica difende il nostro stile di vita, l'11% del mondo. Ecco il problema. Ed è qui allora dove io pongo il problema. Noi ammazziamo 50 milioni di esseri umani all'anno, li ammazzano non le bombe, un sistema economico finanziario. Ma notate questo pericolo, la regina del terrore, che è l'atomica, è di una gravità estrema. Accetto le analisi di Baracca, che l'avete ascoltato questa mattina, che ve l'ha già detto la gravità. Avete visto quello che è successo adesso con la Corea del Nord? Io sono convinto che passate le elezioni del midterm negli Stati Uniti potremmo avere un attacco sull'Iran, e capite che razza di situazioni stiamo vivendo. Ecco perché l'atomica dobbiamo affrontarla seriamente. Io l'affronto, sono un prete, un missionario, e la prima cosa che troverete anche in questo documento sarà proprio tutto in corsivo alla fine: i rappresentanti di tutte le religioni e di tutte le chiese dichiarino la guerra atomica tabù e peccato, un crimine contro l'umanità come tale assolutamente non giustificabile. Guardate per favore, se noi diciamo che la bugia, che masturbarsi, che non so io, sono peccati, ma non mi direte che non è peccato la bomba atomica? Se Dio ha impiegato 4 miliardi e 200 milioni di anni per far arrivare la vita dove è arrivata, e l'uomo oggi ha il potere di distruggere tutto nel giro di un pomeriggio, ma più peccato di questo, ma dove lo trovate?
Ma perché le chiese non riescono ancora ad arrivare a dire che non già il possesso, lasciate stare, anche pensare a usare la bomba atomica vuol dire distruggere tutta la morale. Non esiste moralità davanti alla bomba atomica. È inutile che parliamo di etica se abbiamo anche solo l'intenzione di usarla, la bomba atomica. Ma come fate i giovani a parlare di etica, di moralità, quando noi abbiamo... E oggi l'intenzione c'è, non solo dalla parte degli Stati Uniti, la Francia ha replicato la stessa cosa, la NATO, guardate che lo userà in una nuova guerra preventiva se ci sarà, notate che siamo davvero all'assurdità totale. Le chiese, io ve lo esprimo con le parole della Arundhati Roy, che in una maniera sia laica che religiosa la esprime così: la bomba nucleare è la cosa più antidemocratica, antinazionale, antiumana e apertamente malvagia che l'uomo abbia mai creato. Se siete religiosi, ricordate che questa bomba è la sfida dell'uomo a Dio. La sfida è formulata in modo molto semplice: noi uomini abbiamo il potere di distruggere tutto ciò che tu Dio hai creato. Se non siete religiosi, considerate le cose in questo modo: il nostro mondo è vecchio di 4 miliardi di anni, potrebbe finire nel giro di un pomeriggio. Eccovi il problema, è tutto qui. E allora capite, e concludo con le parole del grande arcivescovo di Seattle, dove ci sono i sottomarini atomici, dove vengono costruiti con nomi blasfemi, che vanno da Corpus Christi a giù e giù, sono queste le vere bestemmie del sistema. Quando lui, l'arcivescovo Hunthausen, ha detto, mi ricollego, atomica ai poveri, le armi nucleari proteggono privilegi e sfruttamento. Rinunciare a queste armi significherebbe che dovremmo rinunciare al nostro vantaggio economico sugli altri popoli. La pace e la giustizia procedono insieme. Sulla strada che seguiamo attualmente, la nostra politica economica verso gli altri paesi ha bisogno delle armi atomiche. Abbandonare queste armi significherebbe abbandonare qualcosa di più che i nostri strumenti di terrore globale. Significherebbe abbandonare le ragioni di tale terrore, il nostro posto privilegiato in questo mondo. E volevo, e finisco, volevo solo ricordare, lo faccio a Bologna, la capitale dell'Emilia Romagna, perché io sono stufo marcio di regioni di centro-sinistra che vanno a vendere quello che è il cuore delle future guerre, forse anche di guerre nucleari, l'acqua. Non si può vendere l'acqua. Emilia Romagna, 51% pubblico, 49% privato. Guardate che è una bestemmia. E grazie a voi. Bene, grazie ad Alex. E adesso la parola al professor Angelo Baracca. Io riprendo il discorso nei termini in cui Alex Zanotelli lo ha posto, ricollegandomi alla cosa più attuale di questi giorni, perché il test nucleare, sia poi nucleare, non sia nucleare, che natura abbia, non importa molto, della Corea ci ha riportato drammaticamente all'attenzione questo problema, però dobbiamo saperlo leggere, dobbiamo capire che cosa significa e quali sono le risposte sbagliate che ci portano, ci avvicinano a quel baratro a cui accennavano sia Giancarla Codrignani che Alex Zanotelli, e quali strade invece ci possono allontanare. Siamo qui per questo, fra l'altro, per portare avanti una campagna che allontani il baratro e che ci liberi da questa ipoteca. Il senso del test coreano mi sembra che sia stato riportato nei termini più esatti da quanto ha scritto, era riportato sul manifesto, il quotidiano israeliano Haaretz, che ha scritto: il problema del test nucleare coreano è che chi ha l'arma nucleare non può essere attaccato. Io credo che questo sia veramente il senso
del test e di quello che la Corea sta facendo. Adesso qui non voglio richiamare il comportamento degli Stati Uniti che avevano delle promesse dei negoziati, poi li hanno sospese. Voglio anche per i limiti di tempo scavalcare questo problema, ma un paese come la Corea che cosa se ne fa dell'arma nucleare? Prendiamo il caso anche dell'Iran, di cui si parla tanto, che è anche dubbio che voglia farsi le armi nucleari, comunque se anche volesse farsele ci metterebbe parecchi anni, no? E infatti il quotidiano israeliano diceva: per questo dobbiamo impedire all'Iran di andare avanti per quella strada, perché se arrivasse a farsele poi non lo possiamo più attaccare. E qui ci si ricollega a un punto che Alex aveva risollevato e che riprenderò. Ma se anche l'Iran domani avesse 10 testate nucleari, io non voglio giustificare questo, non voglio essere frainteso, voglio fare un ragionamento però su qual è il senso, che cosa se ne farebbe? Potrebbe attaccare i paesi vicini? La Corea potrebbe usare, mettiamone abbia 6 come a volte si dice, i paesi vicini? Beh, questo vorrebbe dire la garanzia di essere cancellato immediatamente dalla carta geografica. Quindi non hanno uno scopo offensivo queste armi. Per questo dicevo, gli israeliani l'hanno capito bene, un paese che ha l'arma nucleare non può essere attaccato, ma non è che se ne faccia molto. Se l'Iran un domani avesse 10 testate nucleari e radesse al suolo Israele, per esempio, è tutto molto ipotetico, ripeto, non è per giustificare. Israele ha 5 sommergibili modernissimi, con capacità nucleare, quindi indistruttibili, e con quelli può scatenare una ritorsione che distrugge, rade al suolo completamente l'Iran, lo riporta all'età della pietra. Allora, qual è il problema? Il problema è che ci sono le tentazioni di munirsi dell'arma nucleare, appunto per in qualche modo opporsi ai soprusi dei più arroganti, in primo luogo gli Stati Uniti, e questo perché l'arma nucleare esiste, perché il disarmo nucleare non è stato attuato e perché oggi la proliferazione nucleare, in realtà dietro i paraventi della Corea e dell'Iran, che non sono per questo una minaccia, lo ripeto, non voglio giustificarli con questo, ma io non li vedo come una vera minaccia. Gli Stati Uniti alimentano la proliferazione nucleare propria e di altri, perché purtroppo ci sono paesi come il Giappone, come il Brasile, come la Germania, ma ce ne sono tanti, che hanno i materiali, le conoscenze tecniche, le strutture per costruire le bombe dall'oggi al domani, ma non una o due, decine di bombe e nel momento in cui lo vogliono. Questo gli Stati Uniti non lo denunciano, anzi vedrebbero di buon occhio il fatto che il Giappone sviluppasse armi nucleari in funzione anticinese, naturalmente. Ecco. Allora, il rischio vero viene da questo, dal fatto che le armi nucleari non sono state eliminate, il disarmo nucleare che era imposto dal trattato di non proliferazione 36 anni fa non è stato attuato, gli stati nucleari in particolare fanno di tutto per perfezionare le loro armi e teorizzano già la legittimità, l'uso anche a scopo preventivo. A scopo preventivo il primo soggetto a subire potrebbe essere proprio l'Iran, ma non tanto perché ha i programmi nucleari, perché è la regione geostrategica del mondo che detiene la maggior parte delle riserve mondiali, è la guerra per le risorse dall'acqua, su cui insiste molto Alex, che è stato uno dei motivi grossi anche dell'attacco di Israele al Libano, al petrolio e tutte le risorse si stanno esaurendo, e quindi il dominio delle aree strategiche è fondamentale per quel dominio e per impedire che ci arrivi la Cina prima, semmai, e si può usare anche l'arma nucleare. Questo è il meccanismo di fondo. Quindi le cose che ci sembrano più eclatanti non sono altro che un riflesso deformato, in realtà, di quello che è la causa principale. Per questo io credo che di interpretare, proprio l'ha detto Alex, insomma, si sta impegnando anima e corpo in questa direzione, perché sa che non c'è altra strada al disarmo nucleare. Ecco, allora che cosa dobbiamo fare? Questo è il breve quadro che volevo fare per mettere, diciamo, secondo me, coi piedi per terra il problema. Ecco, il primo problema che dobbiamo affrontare è quello che la gente, i popoli, conoscono questo problema, perché purtroppo l'opinione pubblica è stata portata, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, a pensare che le armi nucleari non sono più un problema, e anzi sarebbero eliminate rapidamente se non ci fossero queste teste calde come la Corea o l'Iran, e questa illusione gli è stata lasciata
e continua a essere alimentata distorcendo anche questi ultimi fatti. Quindi la gente deve sapere, noi dobbiamo fare di tutto. Per questo io credo che una campagna per il disarmo nucleare abbia un senso se noi riusciamo proprio a sviluppare delle attività, delle azioni, a fare conoscere le cose alla gente, a informarla, a far capire alla gente che non conosce un problema vitale per il proprio futuro, che siamo sull'orlo di un baratro che potrebbe appunto potremmo arrivarci da un momento all'altro. Credo che per questa campagna occorra un salto di qualità. Se in 61 anni le armi nucleari non sono state eliminate, malgrado tanti sforzi, sono stati scienziati, l'appello di Bertrand Russell e di Albert Einstein, nel 96 è stato il premio Nobel per la pace a Rotblat e al Pugos che si batte per il disarmo nucleare. Quindi se malgrado tutti questi sforzi e anche quelli che anche oggi abbiamo sentito, le armi nucleari non sono state eliminate, ma sono un pericolo più grave che nel passato, vuol dire che noi dobbiamo fare un salto di qualità, dobbiamo veramente porci il problema che la gente sappia, che la gente conosca, che la gente si mobiliti. Ora qui c'è un punto importante, noi non possiamo solo allarmare la gente, dire qui c'è il rischio, siamo sull'orlo del bar, perché se la gente a quel punto va in campagna, perché vabbè, gli ultimi giorni li passo bene invece di impegnarmi, visto che non ci si riesce. Dobbiamo trasmettere alla gente, alle popolazioni, la consapevolezza che oggi più che mai abbiamo l'opportunità di eliminare questo pericolo enorme, perché io insisto da tempo nel dire che il disarmo nucleare è quello che ha le condizioni più concrete, più positive per essere attuato. Fra tutti i sistemi d'arma, le armi nucleari hanno una legislazione internazionale che da 36 anni appunto impone l'eliminazione, quindi si tratta solo di applicare delle cose che ci sono. Non è la stessa cosa, come ricordava anche Lidia Menapace, per le armi chimiche, per le armi biologiche, è molto più confusa la questione. Quindi noi dobbiamo insistere, dobbiamo chiedere che il diritto internazionale valga, che venga applicato. Esistono gli organismi, le tecniche per controllare il disarmo, cioè l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, guardate che si è resa conto che non ci starà dietro alle verifiche se le cose continuano in questo modo, che l'unica strada è il disarmo. E il Baradei, che ha preso il premio Nobel l'anno scorso, va parlando a tutti, compresa la condottiera Rice, della necessità di disarmo nucleare, perché sa che non contano le verifiche a questo punto, occorre disarmare. Solo un disarmo nucleare totale e controllato è quello che ci può portare al di fuori di questi problemi. Ecco allora che il valore di questa iniziativa di oggi, come di tante altre che io spero che si moltiplichino e coinvolgano sempre più persone, è proprio quello di coagulare una consapevolezza generale, non solo del rischio, ma anche del fatto che tutti insieme possiamo e dobbiamo, perché il rischio nucleare, le armi nucleari sono quel tipo di armi che vanno fermate prima, perché una volta che vengono usate siamo finiti, non c'è più rimedio. È prima che vanno fermati, quindi adesso che ci vuole immediatamente la mobilitazione. Ecco perché io credo che possa essere molto forte questo messaggio, avere proprio la capacità di mobilitare invece che di paralizzare per il terrore. Quindi io riprenderei per concludere lo slogan su cui i movimenti antinucleari si erano sviluppati negli anni 70-80: meglio attivi oggi che radioattivi domani. Grazie. Grazie Angelo Baracca, e ha la parola adesso Massimo Aliprandini. Grazie a tutti di essere qua e di partecipare a questo lavoro che con fatica si è organizzato per cercare di fare tre situazioni, di rendere pubblico tre situazioni. Uno è un allarme che nasce dalle parole di Zanotteri dal punto di vista etico e diciamo anche morale, che ha dietro di sé due culture molto forti che noi pensiamo di rappresentare più nel bene, speriamo che nel male, che sono una cultura cattolica che ha abbandonato il percorso del non uccidere, del comandamento del non uccidere, e che non riesce a pronunciarsi perché questo comandamento diventi verso gli uomini, verso i propri simili, un comandamento e anche uno stile di vita. Ecco. Quindi questo rapporto con il mondo cattolico, che anche nella sua pancia, nella sua esistenza, nel genere anche femminile, di mettere al mondo delle persone e poi di vederle morire per niente, ha un suo attaccamento, ha una sua radice. La seconda cultura è quella laica, che dice che
diritto non sta né nel metodo di Moravia, che dice nella razionalità della guerra che la democrazia sta sulla massa, oppure anche Hitler puniva la massa, oppure anche il capitalismo considera come merce la massa. Quindi c'è una parte laica che considera che i diritti stanno sulla persona. I diritti umani, i diritti inviolabili dell'individuo, la libertà stanno, e se la persona viene eliminata e uccisa da un altro essere, c'è un problema che va comunque studiato, affrontato e speriamo risolto. Queste due culture hanno un problema grossissimo di fronte a sé, che non hanno più delle categorie, la destra non è in grado di risolvere questo problema e neanche la sinistra, cioè queste due categorie di destra e sinistra non risolvono questo problema. I non violenti o l'area non violenta, attraverso l'obiezione di coscienza, quindi il fatto di rifiutare di pensare come mai non è più possibile applicare una categoria solo di destra e di sinistra, arrivano in aiuto dicendo che a questo mondo, con una semplificazione che però è comprensibile a tutti, che c'è una sinistra distruttiva e una destra distruttiva, e poi ci sarebbe una destra costruttiva, liberale, facciamo così, e una sinistra anche costruttiva. Ecco, io penso che con i due valori di prima, dei diritti sulla persona e della, diciamo, del non uccidere, inseriti in un sistema sociale costruttivo al quale aspiriamo, la guerra potrebbe uscire dalla storia. Dico potrebbe perché gli altri non è che stanno a guardare gli altri sistemi distruttivi che ci sono in atto in questo momento, e quindi dobbiamo anche ben vedere nel rapporto trasversale, anche interno, non è il discorso del governo amico o dei militari buoni e cattivi, però chi lavora verso un sistema costruttivo e chi lavora verso un sistema distruttivo. In questa logica la guerra nucleare è chiaro a tutti, come arma di distruzione di massa e come punto, come hanno detto altri prima di me, il punto massimo del sistema militare di difesa è un sistema distruttivo e non porta a niente, cioè la gravità e l'allarme che segnalo, che abbiamo analizzato in questo senso, non è solo il meccanismo del fatto della bomba di Hiroshima o del fatto della bomba di Nagasaki, ma è del sistema che lavora intorno alla follia nucleare. Cito tre esempi per dare, che non sono stati ancora citati, che però sono molto importanti. Uno è, se ci sono 8 paesi, tra cui sono anche dei nostri, la Francia, l'Inghilterra, la Russia, la Cina, gli Stati Uniti, no? E altri, che hanno l'India, il Pakistan, che hanno la bomba atomica, ci sono delle persone che, oltre a controllare il sistema di produzione dell'uranio, di produzione della bomba atomica, ne studiano il loro uso. Il loro uso non è solo più la deterrenza della guerra fredda, no? Che io ne ho un uso solo in caso di attacco, ma è che io in caso di attacco devo colpire qualcuno. E chi posso colpire? Quelli che prima di tutto hanno le bombe nucleari. Quindi la Francia studia come distruggere gli Stati Uniti, come distruggere l'Inghilterra, come distruggere il Pakistan, come arrivare in Cina. In caso di attacco nucleare c'è qualcuno in Francia che studia come distruggere il resto del mondo. Così succede in Cina, così succede in Pakistan, così succede in Unione Sovietica, così succede negli Stati Uniti e via dicendo. Chi ha la potenza nucleare deve pensare che può distruggere dal suo interno tutto il resto del mondo, sempre con le capacità tecniche e tecnologiche. Quindi ci sono delle persone che studiano questi progetti. Per dire la gravità di questo sistema, dello studio dei piani, cioè i militari vanno e fanno dei piani, sono quelli che ad esempio se la Corea del Nord fa un esperimento, gli Stati Uniti dichiarano nella loro guerra preventiva che hanno dichiarato al mondo che possono usare l'arma anche atomica, oppure bombardare una centrale nucleare o bombardare un deposito nucleare, quindi creare un'area radioattiva nuovamente nel mondo dopo che i francesi, scusate la battuta, hanno fritto un po' di pesci nelle Monroa e altri li hanno messo negli Urali, altri hanno fatto. Cioè il mondo comincia a essere piccolo per vivere, togliete le montagne, togliete i posti, togliete le città dove ci si asfissia con gli scarichi e i fumi, cioè il mondo comincia a essere piccolo anche per noi. E quindi il discorso dell'uso dell'arma nucleare, no? Non solo dal punto di vista della sua fattibilità, in questo momento in 2 mesi abbiamo corso il rischio che gli Stati Uniti si riuscivano a far approvare all'ONU l'uso della bomba atomica o l'uso della forza sull'Iran e sulla Corea del Nord. Per fortuna c'erano
i russi e i cinesi, che certo non sono dei pacifisti in questo senso qua, ma che hanno fermato questa volontà degli Stati Uniti della guerra, e non abbiamo corso il rischio che magari qualcuno usasse, se non la bomba atomica, comunque il bombardamento di siti nucleari. Quindi il problema c'è, è reale, non basta fare un appello solo contro la Corea del Nord, bisognerebbe anche analizzare che gli Stati Uniti sono stati fermati da altri, ma avrebbero potuto utilizzare la forza, e questa forza come viene usata? Non è che fanno l'embargo, tirano delle bombe su una centrale nucleare e rendono radioattivo un terreno. Il secondo grave è che, mentre questo è comprensibile in una guerra convenzionale in Iraq, o la differenza tra gli italiani che dicono che fanno le missioni di pace e gli inglesi o gli israeliani o gli americani nella loro guerra, è quella che gli inglesi, gli israeliani e gli americani, bisognerebbe riuscire a parlarne senza essere accusati di antiamericanismo oppure di filonazismo o altro, usano nella guerra la rappresaglia. Cosa significa la rappresaglia? Significa che se uno è attaccato, nel loro codice di guerra, loro distruggono una città, attaccano tutte le infrastrutture civili, radono al suolo un paese e colpiscono la popolazione civile. Il loro esercito è strutturato così. Gli italiani invece dicono, no, siamo un'azione di pace, no? Siccome non usiamo la rappresaglia e non usiamo l'attacco e la distruzione di città o della popolazione civile, noi non siamo per la guerra, ma siamo per la pace. Ecco, questa è un po' un'assurdità che andrebbe anche chiarita a sinistra, no? E non è questa la sede per chiarirlo, però c'è un ragionamento di chiarire cosa sono truppe di pace o interventi di pace. Quindi l'ultima cosa gravissima che sta succedendo è che l'arma nucleare, anche gli stessi militari non lo sanno, ma diventa uso di arma convenzionale. Quindi la prima arma nucleare sporca è stato l'uranio impoverito, che abbiamo sentito stamattina, che è stato usato nel poligono di Teulada in Sardegna, è stato usato nei Balcani, è stato usato in Iraq, e quindi la prima arma sporca nucleare che è utilizzata come sistema convenzionale di arma è stata già usata in 3 posti, senza che nessuno... L'uranio impoverito, uno dice, cos'è? È un'arma nucleare sporca. L'arma nucleare sporca si intende che su un esplosivo convenzionale io metto un po' di uranio, un po' di plutonio e rendo radioattiva una zona oppure distruggo una zona, e questo è il pericolo del terrorismo, casomai dal punto di vista delle città occidentali. Quindi se l'arma, io sento Greenpeace che era venuta alla riunione a Milano a parlare, dice guardate che a Bordeaux i francesi stanno lanciando su, settimana scorsa, non 200 anni fa, stanno lanciando su un missile, perché adesso la bomba atomica non viene più portata dagli aerei, anche se noi prenderemo gli F-35 che a Cameri vanno in un comune, una provincia della pace, a essere installati. Il problema diventa per i francesi riuscire a lanciare un missile che ha già un vettore per una bomba tattica nucleare, in cui questa bomba nucleare può essere usata in un conflitto convenzionale, genera solo 30.000, 40.000 morti, non più 300.000, quindi tutti siamo contenti. E quindi questa ricerca che va nella direzione di utilizzare l'arma nucleare all'interno del convenzionale dovrebbe preoccupare a tutti, perché capite benissimo che se siamo in tempi di guerra preventiva e la gente usa l'arma nucleare o sporca o pulita per la questione, diciamo, convenzionale, noi abbiamo un problema grossissimo e gravissimo, che se 30 anni fa gli scienziati si erano riuniti in 15 e hanno fatto il libro Medioevo Prossimo Venturo, un mese fa negli Stati Uniti si sono uniti 2300 scienziati e litigavano e non hanno riuscito a trovare un accordo se il mondo finisce tra 10 o 90 anni o più, per non essere catastrofisti. Il mondo finisce la sua apice, no? E poi comincia l'eliminazione della razza umana, e quindi l'uomo può solo resistere alla sua diciamo estinzione. E litigavano se erano 10 o 90 anni, se questo succede, questo ritmo. Quindi erano 2300 questa volta, e nella stampa italiana né altro, no, prende in mano questa cosa, se no è troppo catastrofista e la gente va al mare al posto di pensare a mettere a posto le cose. Se voi pensate che la guerra è distruzione che va su un territorio, che porta distruzione, e l'arma nucleare porta anche da Chernobyl ai sottomarini nucleari, ai porti, abbiamo sentito stamattina, ai poligoni, a tutte queste cose, rende delle aree del pianeta, no, non più abitabili, oppure abitabili con una prevenzione e una previsione di vita minore di quella attuale, possiamo anche decidere di vivere meno, no, e di poter lavorare nella direzione di una riduzione della nostra aspettativa di vita per le generazioni future. Il terzo elemento è quello che dicono tutti, che è quello che 1 miliardo di persone, Stati Uniti e noi, no,
consumiamo l'80% delle risorse, questo lo sappiamo tutti, è quasi inutile dirlo, però il passaggio successivo è quello che i cinesi e gli indiani, che hanno un sistema capitalistico come il nostro, vogliono accedere a queste risorse, perché anche quei 2 miliardi di persone, questo è il concetto di Giulietto Chiesa, vogliono aspirare a consumare queste risorse. Nel breve tempo, con la produzione che hanno, arriveranno a consumare. Siccome le risorse sono limitate, la tecnologia non ne fornisce di nuove, il problema è che queste persone o creano dei mezzi di consumo più lunghi in modo che tutti possano avere, ma questa collaborazione non c'è all'interno di un sistema concorrenziale, e non bastano solo gli stili di vita per vedere di cambiare queste cose qua, questi paesi qua entreranno in guerra e in conflitto in alcune aree del mondo. Adesso sono le multinazionali che fanno le guerre attraverso fornendo le armi alle etnie diverse su un territorio per conquistarsi la, diciamo, la miniera di diamanti o altro. Invece il problema delle proteine, che è già attuale adesso, che in 20 anni il mondo occidentale, quello cinese e quello indiano, hanno consumato il 50% dei pesci, cioè i pesci cominciano a mancare e gli allevamenti non riescono a farli. Detto questo, se c'è una guerra di proteine, voi capite che i giapponesi, voi leggete sul giornale, mettono le balene, un piccolo segnale, perché le balene è loro, e anche se gira in giro, quella diventa la loro proteina. Quindi la guerra si sta spostando, se questo meccanismo di conflitto tra i paesi che emergono nei consumi a livello mondiale, tra vari paesi e in varie situazioni industriali che ci sono. Detto questo, chiudo per arrivare al tema che mi era stato dato rispetto al pericolo della questione nucleare, era l'alternativa. Capiamo benissimo che l'alternativa al sistema militare distruttivo è un'alternativa di un sistema costruttivo. Per fare un sistema costruttivo bisogna cambiare il modello di difesa, e non basta. Bisogna avere anche queste posizioni, leggo bene la questione sbilanciamoci, la questione del commercio delle armi, tutte queste cose, però vorrei, il nostro desiderio come obiettori, che siamo passati dal militare all'obiezione alle spese militari, tramite la LOC e tramite la campagna OSM, di arrivare invece che la sinistra di questo paese o parte di quella sinistra di quell'area cattolica costruttiva dichiari che vuole un nuovo modello di difesa, perché senza un nuovo modello di difesa tutte le iniziative sono inutili. Un nuovo modello di difesa che passa tramite la trasformazione di questo modello di difesa, che non deve essere più solo aggressivo ma in teoria difensivo, potrebbe essere un'approvazione solo di forze di polizia, di intervento in aiuti umanitari in giro per il mondo, e questo porterebbe a tutte le nostre armi di distruzione di massa a una propria eliminazione. Però ci vuole una volontà politica, ci vuole una discussione nel paese. Questa discussione non c'è. Quindi si preferisce magari mantenere un concetto vecchio di 15 anni fa del movimento pacifista, che è quello di dire spostiamo le spese militari, no? Verso le spese sociali, che va bene, non è che non va bene, però non affronta il problema politico. Il problema politico è che bisogna cambiare modello di difesa, il modello deve essere costruttivo. Allora, in questo caso vanno gli sforzi anche dei corpi civili di pace, di quelli che vogliono il Ministero della Pace come noi, di quelli che vogliono un commissariato per la pace del governo, perché comunque un'istituzione che si occupa di pace ci deve essere. Dopo discutiamo le forme, i modi, però ci sono capitoli del bilancio dello Stato che si occupano di cooperazione e di altro, fanno i libri bianchi della difesa, della sanità, del turismo, fanno libri bianchi, gli studi di settore, avete sentito pieno la finanziaria di studi di settore, sulla pace non si fa niente, non si fa nessuno studio, e non lo fa neanche l'ONU. L'ONU non ha un settore pace, è un settore di truppe che vanno in... Quindi siamo a zero da questo punto di vista politico e della creazione di un'osservazione di come la pace si può costruire su un territorio. Modello di difesa alternativo, l'ADPN, si parte dalla difesa popolare non violenta, poi la batte, parlerà dei corpi civili di pace, spero in questo senso qua, l'ADPN sposta il concetto di accaparramento delle risorse, di controllo dei confini, di controllo delle etnie o della manodopera di un paese, che è la cosa principale che c'è, quindi un esercito serve al controllo della manodopera per produrre ricchezza, lo sposta alle relazioni che ci sono su un territorio. Su un territorio si forma la guerra perché si abbassano i diritti umani, perché si abbassano le ricchezze di quel territorio, vengono portate fuori e la gente comincia a litigare e a uccidersi tra sé. Le relazioni di un territorio cosa sono? Sono le persone che sono su quel territorio, che hanno diritto a un livello di democrazia, a un livello di reddito, no? Sufficiente, e quindi capiamo benissimo che la soluzione dell'esercito che vada in questa direzione per aumentare i diritti umani, per mantenere il ragionamento del quit, il calcolo di un quit su quel territorio, che ci sia una
violenza sopportabile dal punto di vista del territorio. Sotto quella violenza gli uomini si scatenano e si uccidono tra di loro. Quindi, mentre, come dico, ci sono studi ambientali su come gli animali si comportano, su come il punto di inquinamento c'è, no? Nessuno ha ancora studiato qual è il quid su un territorio di violenza, di non violenza, quali sono i rapporti umani, le reazioni umane, no? Che permettono un modello di difesa. E allora capiamo che se in Libano vanno i nostri soldati, e ancora noi non sappiamo che progetto di pace hanno, perché nessun italiano sa che progetto di pace hanno, però serve la forza di interposizione, che non può essere chiamata di pace, ma è una forza di interposizione armata che serve a ridurre la conflittualità tra i contendenti. Sappiamo che vanno le organizzazioni non governative, quelle miste, no? Di cooperazione su quel territorio ad aiutare in maniera subalterna al conflitto. Non sappiamo se abbiamo un progetto per introdurre delle persone che vadano a gestire un progetto di pace su quel territorio. C'è un'assenza in questo dello Stato, c'è un'assenza delle istituzioni, e su questo noi, come campagna di obiezione alle spese militari, come IPRI, come rete dei corpi civili pace, mettiamo insieme questo, stiamo cercando di lavorare in Italia per creare questo, per creare un rapporto su un territorio che sia analizzabile e che sia ridotta alla violenza, perché sappiamo benissimo, e concludo, che la guerra non è un fatto naturale, ma è organizzata, preparata, portata su un territorio, gestita dai mezzi di informazione e così via. E quindi in questo momento chi si detiene le risorse per poter fare alimentare l'apparato bellico industriale chiaramente non ha nessuna necessità o valore nel creare un modello alternativo di difesa. Chi vuole creare un modello di alternativo di difesa deve passare da un concetto che è quello popolare e della resistenza che c'è in caso di guerra da parte della popolazione, che si adatta alla guerra e reagisce per tenere le strutture di un paese, che sono ospedali, scuole, strutture di approvvigionamento dell'acqua, strutture di energia, no, a disposizione su quel territorio, a disposizione della popolazione attuale o dei figli che verranno delle generazioni future. Grazie. Lidia Menapace, ovviamente non la presento. L'economia classica, compreso Marx, riteneva che talune risorse fossero infinite, l'aria, l'acqua, la terra, e perciò prive di valore economico. Non è vero, come sappiamo. Però non sono scarse o limitate, sono misurabili. Io ci prego di dire sempre che le risorse sono misurabili, perché se sono misurabili il problema è quello della loro distribuzione, se sono scarse il problema è quello della rinuncia, se sono scarse il modello di comportamento diventa l'austerità o il digiuno o la penitenza, se sono misurabili il modello di consumo diventa la sobrietà, cioè un epicureismo moderno dove si scelgono accuratamente anche beni non necessariamente economici. La tranquillità, la serenità, la contemplazione, l'ozio, questo era detto così fuori sacco. Ma il titolo della mia, no perché io non sono austera come è noto, allora il titolo del mio brevissimo intervento è il seguente: il disarmo atomico è la condizione necessaria, benché non sufficiente, per poter usare l'energia nucleare. Perché io vi dico che mi sembra quasi irrazionale pensare che una tale fonte di energia non possa essere usata assolutamente. Ho come l'impressione che non possa essere usata perché è stata scoperta da una fisica che si è sviluppata a fini bellici. E allora non mi convince il fatto che l'Iran dice ma io però lo userò solo a fini civili, perché come sappiamo tutti se quella energia è stata studiata a fini bellici arrivi fino lì. Se ti serve a fini bellici, in due giorni ce l'hai pronta. Ma io non rinuncio a pensare che una fisica pensata diversamente potrebbe avere come effetto la produzione di un'energia nucleare non distruttiva. Però come si può arrivare a questo disegno? Capisco che è un ragionamento un po' contorto. Solo se si disarma il nucleare, cioè se tu lo metti proprio fuori gioco, puoi cominciare a pensare di ripensare la fisica del nucleo, la fisica dell'atomo,
ad altri fini, perché non è pensabile che in natura ci sia una cosa che si può scoprire solo con una strada, non c'è nessun problema che non abbia vari itinerari per la sua soluzione o varie soluzioni per il suo fine, mi pare ovvio questo. Allora, io insisto molto sul fatto che il disarmo nucleare totale, cominciando da dove si può per arrivare, è la condizione necessaria per non privarsi, per non privare l'umanità della possibilità di avere a sua disposizione anche l'energia che si può ricavare dal nucleo dell'atomo. Perché questo, tra l'altro, è condizione per cominciare a pensare che varie possibilità di utilizzo di varie energie possono, come dire, comporre un cocktail energetico che può essere usato a seconda delle necessità, altrimenti possiamo andare soltanto nella direzione del proibizionismo, che come noto non è mai servito a niente se non a produrre criminalità per il possesso della merce messa fuori legge. Ecco, allora io vorrei che noi ci appassionassimo a questo problema del disarmo atomico anche sotto il profilo di un massimo di illuminismo, perché qualche volta questa cosa dell'essere contro l'atomica ha persino qualche aspetto oscurantista, come se fosse, ah, come era bello il mondo prima che ci fossero le scoperte, che non, è una cosa che non riesco mai ad accettare, e in qualche modo preferisco la sfida intellettuale del dire: distruggiamo tutto quello che è stato prodotto dalla fisica atomica, perché è nata come fisica al gruppo di Manhattan per fornire alle forze democratiche la possibilità di avere l'arma assoluta nei confronti dei nazifascisti. Pensata così non è utilizzabile, quindi allora disarmo atomico lì totale e assoluto, ma non rinuncia a priori a pensare che la ragione umana potrebbe anche pensare un'altra ipotesi, un'altra strada, un'altra forma della ricerca fisica. Io che penso sempre si debba trovare l'aspetto positivo, l'aggancio per andare avanti, perché sennò tra un po' l'unica cosa che si può fare è mettersi da una parte, sedersi e aspettare che il mondo finisca, tanto per quanto riguarda la specie umana finisce da solo, persino se non facciamo più niente, se andiamo avanti così finisce di sicuro, non il mondo ma la specie umana sì. Per non arrivare a questo punto io ho bisogno di non rinunciare a niente a cui potrei in qualche modo aspirare con l'uso della ragione. Io non voglio rinunciare nemmeno all'idea che, messo da parte tutto quello che è stato prodotto dalla fisica atomica, perché è stato prodotto a fini bellici e non può essere bonificato questo, perché il fine lì è proprio il massimo della dimostrazione che il fine non giustifica i mezzi, proprio per niente, però non posso rinunciare all'idea che invece di fronte al problema di un'umanità che cresce, di bisogni che aumentano e che diventano diritti a cui tutti vogliono aspirare, perché non ho capito, si dice se tutti i cinesi vogliono l'automobile, possiamo dire che avere un'automobile privata è anche un lusso, ma allora cominciamo noi a non averla, se no non possiamo dire che i cinesi facciano la parte dei virtuosi del mondo e loro vanno a piedi. È un ragionamento di una grande iniquità. Ecco, volevo soltanto dire questo, è una cosa un po' bizzarra, un po' marginale, non teniamolo proprio nel cuore del dibattito, però in un angolino del cervello e in un posticino della coscienza forse ci starebbe. La parola adesso ad Alberto Lavati. Vorrei solo dire qualche cosa di diverso rispetto al documento che vi è stato dato, anche se lo riprenderò. Nella cartella c'è idee per una campagna per la trasformazione di un sistema offensivo nostro in un sistema difensivo, per poi come primo passo per arrivare a un modello di difesa non violento. Quello lo do per scontato, lo leggerete. Però vorrei dire tre cose in particolare. La prima cosa, stamattina abbiamo visto vittorie vincenti e in parte anche i problemi che ci sono nelle lotte antinucleari nel nostro paese. Ecco, una cosa che è estremamente importante da dire è l'ottimismo delle lotte che abbiamo fatto. C'è stato tradotto in italiano un libro di Gardner, l'ambasciatore americano in Italia, che sostiene che
l'accordo INF tra Est e Ovest, tra Gorbaciov e Reagan, è stato dovuto non ai pacifisti, ma all'impianto dei missili in Italia e in Germania. Ecco. E purtroppo due grandi giornalisti, Adriano Sofri per Repubblica e Levi per La Stampa, hanno ripreso sostenendo in pieno questa tesi. Quindi il movimento pacifista non sarebbe servito a nulla, anzi sarebbe stato quasi controproducente, mentre invece l'impianto dei missili in Italia sarebbe stato quello, e in Germania, sarebbe stato quello che ha portato a cambiare la situazione mondiale. Per fortuna c'è uno storico americano, Whitmer, che ha scritto 3 volumi pubblicati dalla Stanford University proprio sulle lotte nucleari, antinucleari, che sostiene che questa tesi di Gunn è una favola, dice lui, una favola a uso repubblicano per propaganda politica, e che invece, e lui lo dimostra con una serie di interviste a americani, a russi, eccetera, così, e che invece è stato esattamente il movimento antinucleare che ha a un certo punto convinto Reagan, che fino a quel momento aveva portato avanti la lotta contro il male e così via, che però aveva anche difficoltà perché le ricerche economiche, perché le ricerche sulle, come si chiama, le guerre stellari portavano via un sacco di soldi e così via, e poi perché c'era questo movimento in America e in tutti i paesi d'Europa a cambiare politiche e a dire: beh, perché non cominciamo a, diciamo, a modificare questo e a prendere accordi per ridurre. E questo si è aggiunto Gorbaciov, tra l'altro c'era stato in quel momento, proprio nell'83, ci fu per pelo, si arrivò alla guerra, perché questo aumento questo Whitney lo dice con estrema chiarezza, questo aumento di armi nucleari, questa offensiva di Reagan contro il male, contro il regno del male, così aveva dato ai sovietici, intanto li aveva fatti aumentare a estrema cosa le loro armi, ma aveva dato l'impressione che le manovre della NATO che si stavano preparando fosse in realtà un attacco, e quindi erano pronti a far scoppiare la guerra. Quindi siamo stati in quel periodo proprio sull'orlo di una guerra nucleare. Ecco, Reagan ha cominciato a pensare a cosa, e diciamo Gorbaciov gli ha dato una mano e siamo arrivati all'accordo INF. Purtroppo bisogna dire che Reagan poi, grazie a quell'accordo, è stato rieletto. Difatti Whitney dice: stiamo attenti a non fare lo stesso con Bush ora, che se Bush diventa buono tutto un tratto e così via, magari lo rieleggiamo e ci riabbiamo lo stesso. Quindi stiamo attenti a non farci fregare, dice Whitney in un ultimo testo. Quindi da questo punto di vista credo che sia molto importante sostenere questo. Le lotte di Comiso, che alcuni di noi hanno fatto, le lotte antinucleari in Europa e in America sono state estremamente efficaci e hanno riportato, diciamo, dei successi notevoli che hanno fatto cambiare, potremmo dire, anche il mondo. Da questo punto di vista c'è bisogno di un nuovo rilancio di queste lotte, e su questo dobbiamo basare la nostra campagna, diciamo così, partendo dal fatto che quelle che abbiamo fatto in quel periodo sono state efficaci, sono dimostrate di essere efficaci, e quindi dobbiamo partire con il senso positivo che dobbiamo rifare, rilanciare e forse migliorare le lotte che abbiamo portato avanti. Allora, poi arrivando dopo questo tentativo di ottimismo, potremmo dire così via, i testi ci sono anche in italiano, Witness, se qualcuno li desidera, praticamente glieli posso indicare, li ho portati anche qui, praticamente così. Io indico 3 fasi di una campagna. Tre fasi che non vuol dire che bisogna fare la prima, poi la seconda, poi la terza, non dobbiamo prenderle
come delle cose, diciamo così, rigide, cosa, perché le cose rigide non sono mai quelle valide, però diciamo come un progressivo incremento dall'una all'altra. La prima fase è sicuramente quella dell'informazione. È stato detto oggi, è stato ripetuto, bisogna informare la gente. Purtroppo ancora molte persone non sanno la situazione, non sanno nemmeno delle bombe che ci sono, non sanno nemmeno dei porti dove attraccano, cosa, non sanno, diciamo, tutte queste cose. E quindi bisogna fare un lavoro di informazione. Vi segnalo che nel libro di Gandhi, pubblicato da, che è il vecchio libro curato pubblicato da Repubblica e da e dall'Espresso, proprio in giro oggi nei giornali in questi giorni, c'è una nuova introduzione di Giuliano Pontara, che è uno dei firmatari del nostro appello, dove in due pagine e mezzo dice tutto quello che si può dire noi, e potrebbe essere esattamente un intervento fatto. Compratelo semplicemente per quelle due pagine e mezzo, oltre naturalmente al fatto che è una delle migliori antologie del pensiero di Gandhi. Ne sono stati pubblicati 50.000 copie e speriamo che serva anche quello. Però vorrei dire una cosa rispetto all'informazione. Abbiamo sottolineato molto l'importanza di far capire il rischio, di far questo, di pericoli del nucleare, eccetera. Stiamo attenti a questa strada. Stiamo attenti a questa strada perché i nostri amici psicologi hanno dimostrato che questa strada del terrorismo pacifista, potremmo dire così, rischia di portare all'opposto. La gente fugge, va il carpe diem, dice, domani non c'è certezza, quindi... Quindi stiamo attenti a non... Dobbiamo inserire nella nostra propaganda una serie di elementi positivi che ci sono, io ne segnalo alcuni praticamente, ma sicuramente sono molto importanti. Primo, c'è uno studioso americano, un ingegnere, che da 30 anni, quello che ha inventato le cupole geodetiche, ci sono a Parigi, al Palazzo di... quartiere della scienza, e c'è a Montreal due grandi costruzioni geodetiche fatte con le triangoli, eccetera, e così via. E così. Questo che da 30 anni sta studiando la possibilità di risolvere i problemi tramite aspetti positivi, tramite cose. E ha studiato che col 30% delle spese attuali militari, praticamente in 30 anni si risolverebbero tutti i problemi, fame, analfabetismo, inquinamento, eccetera, così. Naturalmente sono 30%, ma è solo il 30%, noi vorremmo eliminare anche l'altro 30%, però abbiamo già delle ricerche, degli studi molto seri che ci dicono che con 30%, semplicemente con 30% si potrebbe già risolvere tutti quei problemi che ci sono. Quindi questo è un primo elemento, primo esempio molto positivo. Un secondo esempio, così, è noi abbiamo ordinato 120 Eurofighter. Io credo che gli Eurofighter non servono sicuramente per difesa, servono per andare a portare, a difendere i nostri interessi in altri paesi e a portare magari quelle bombe o quei missili nucleari che stiamo preparando. Quindi da questo punto di vista dovremmo cominciare a dire, diciamo, basterebbero 10 Eurofighter in meno, avremmo almeno 70.000, se non di più, ricercatori che potrebbero, per esempio, ricercare seriamente le alternative alle industrie militari. Perché uno dei problemi che abbiamo, e l'abbiamo sentito dappertutto, e poi dopo che cosa? Studiamo preventivamente, cominciamo a studiare preventivamente quali possibili alternative ci sono, e avere 70.000 persone, ricercatori a pieno tempo che possono lavorare su questo, sicuramente ci aiuterebbe e eliminerebbe quel ricatto o il pane o la guerra, perché è un ricatto terribile a cui molti dei nostri operai cadono, anche se spesso ci cadono. Quindi diciamo, cominciamo a dire 120
già sono illegali, diciamo, quei Eurofighter. Cominciamo a ridurli, almeno di 10, e cominciamo a fare questo qui. Un terzo esempio praticamente è quello, praticamente così, che sappiamo, almeno le ricerche di alcuni studiosi americani, che dicono che contro un 1%, diciamo così, la spesa militare utilizzata, cosa serve, diciamo, per dare occupazione a una persona, mentre invece quelle stesse spese in campo civile danno almeno 10 persone praticamente lavoro. Ed è questo un altro elemento fondamentale da far capire alla gente. Praticamente con le spese militari, con tutte queste cose qui, praticamente, diciamo, non per nulla la Germania, l'Italia e anche il Giappone sono i paesi che nel dopoguerra hanno avuto il maggiore sviluppo economico del mondo, tanto che gli americani, per paura della concorrenza giapponese, hanno detto: ah no, dovete cambiare il vostro costituzione e rifare gli eserciti. Quindi non avere gli eserciti o non poter utilizzare gli eserciti era stato un elemento fondamentale di sviluppo economico di questi paesi, e da questo dobbiamo farlo capire alla gente, che le spese militari non servono allo sviluppo economico. Non cito l'ultimo caso, è quello del così che Tonino Drago parla, che con un centesimo o così della spesa militare per il Libano si potrebbe mandare non so quanto i corpi civili di pace a fare un'interposizione non solo in Libano, non armata, ma anche in Palestina, perché l'intervento in Libano rischia di essere di parte se non c'è anche un intervento in Palestina. Poi naturalmente, passando alle altre fasi, c'è la fase dell'organizzazione. Quindi prima buttiamoci a informare anche con aspetti positivi, secondo organizzazione, creiamo un'organizzazione capillare paese per paese, città per città, eccetera, per portare avanti tutte queste campagne, per informare, per portare questi elementi qui, e cominciamo a organizzarsi, a prepararsi per la terza fase. E la terza fase è quella che abbiamo visto stamattina, sono le azioni dirette non violente. Non se ne esce fuori, guardate, così non si può vincere questa battaglia se non passiamo anche alla fase delle azioni dirette non violente, ma devono essere preparate bene, devono essere formate bene. Non deve succedere quello che è successo a me, per esempio a Comiso, che mi sono trovato solo a essere processato, diciamo, quando eravamo 3.000 a fare i blocchi, dice, davanti a, con 3.000 persone sconosciute. Ma come sconosciute? C'era la cartellina, c'era questo e quell'altro, erano 7 trame trane, quanti, compreso quelli, eccetera, erano sconosciuti praticamente, e però nessuno dei movimenti che aveva partecipato ha accettato di autoincriminarsi. E questo è uno degli elementi deboli della lotta. Quando si fanno lotte non violente, bisogna avere il coraggio di andare in processo e di, diciamo, subirne le conseguenze, come sta facendo Turi. Quindi le azioni dirette ci vuole una buona preparazione, bisogna sapere come farle, dobbiamo sapere come reagire di fronte ai provocatori, perché la polizia e tutte le polizie del mondo sanno come infiltrare i provocatori per cercare di trasformare le lotte non violente in lotte violente, perché sanno come reagire alle lotte violente, ma non sanno come reagire a quelle non violente, e quindi tutto questo richiede preparazione. Ultima cosa, ma non so se ho tempo, vorrei dire che la non violenza non è solo obiezione di coscienza. Il discorso fatto da alcuni parlamentari, obiettori di coscienza e così via, lo condivido solo parzialmente, nel senso che l'obiezione di coscienza è solo una delle forme. C'è l'altro, il progetto costruttivo, c'è quello che Sharpe ha definito le sanzioni non violente. Cioè si può appoggiare però a condizioni, che porre delle condizioni ben precise con dei tempi ben precisi. Quindi io, diciamo sinceramente, di fronte ai parlamentari che dicevano no, non,
l'intervento e così via. Io, pur condividendo il loro spirito, dicevo però, dico, se poi ci ritorna Berlusconi siamo ancora peggio, e quindi cerchiamo di fare quello che si sarebbe dovuto fare in Kosovo o nei riguardi della Serbia, che gli abbiamo cominciato a riaprire i soldi a Milosevic, e quindi siamo stati quelli, diciamo, uno dei paesi che ha più dato soldi a Milosevic, che poi ha usato per fare la guerra in Kosovo, e cosa, e diciamo invece si doveva fare le sanzioni positive, ti appoggiamo a patto che, il primo patto che doveva essere quello dell'eliminazione dello stato di apartheid che c'era in Kosovo, cosa che nessuno gli ha detto, gli ha dato i soldi a babbo morto. E qui dovremmo fare lo stesso nei riguardi del nostro governo di sinistra, il governo amico, dire o fai in questi in tempi ragionevoli questo, questo e questo, oppure alla fine, diciamo, noi saremo costretti nostro ad andarti contro. Però a quel punto, se la cosa saranno chiare, non ritornerà Berlusconi, ma ci sarà semmai un governo ancora più avanzato. Grazie. Grazie Alberto.